Siamo alla sala polivalente di Casumaro, dove è in corso di svolgimento la sagra della lumaca, che quest'anno taglia un traguardo particolarmente importante perché è l'edizione numero 50. È la sagra di più antica data, quantomeno del territorio certo. ferrarese. Siamo con lo chef Cesare Paganelli, che in queste giornate è particolarmente impegnato per preparare le numerose ricette che i commensali che arrivano da buona parte dell'Emilia-Romagna, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto soprattutto, poi degusteranno. Ecco, prima domanda è una curiosità. Un menù particolarmente ampio ed articolato, soprattutto di piatti a base di lumache, ma non solo, perché ci sono anche i piatti della tradizione. Come si fa a organizzare un menù del genere? Ma sai, sono... questo menù viene da ormai da anni di esperienza, nel senso che noi cerchiamo di lavorare sul menù in base a quello che pensiamo che la gente ha voglia di mangiare. Cioè noi studiamo il menù tutti gli anni proprio in funzione del fatto che vogliamo proporre piatti storici, piatti anche innovativi, quindi è quella miscuglio di gusti e di sapori dove la gente si ritrova molto. E vedo anche da tutti i commenti e anche dalle persone che vengono a salutarci, che vengono a ringraziare, che apprezzano molto questo tipo di menù perché li soddisfa. Tant'è che vengono più volte nell'arco di questi 17 giorni, quest'anno sarà 17 giorni, vengono più volte proprio per provare questi piatti, per riprovarli e per essere soddisfatti di quello che stanno mangiando. Anche noi siamo molto contenti, però il concetto principale che noi vogliamo dare al nostro menù è di capire e dare alla gente quello che ha voglia di mangiare, i prodotti che hanno voglia di mangiare, e se li trovano nei piatti, tant'è che noi lo cambiamo tutti gli anni, lo rinnoviamo, togliamo le cose che riteniamo che vanno un po' di meno e aggiungiamo piatti che estivi, piatti freschi, senza trascurare i piatti vegetariani, perché ormai dobbiamo un rispetto anche per chi non mangia né carne né pesce, quindi abbiamo anche un rispetto per i vegetariani proponendo cose interessanti. C'è un fatto da evidenziare, che intanto la lumaca è un piatto che a casa propria difficilmente si prepara, certo. Prima considerazione. Seconda considerazione, correggimi se sbaglio, non ci sono più anche a Casumaro tanti ristoranti che propongono le lumache, ecco. No, infatti lo sbaglio, secondo me, è proprio questo. Quando ero bambino, la vigilia di Natale da noi si mangiava la lumaca. La vigilia si mangiava la lumaca proprio perché era piatto della tradizione. Da lì siamo cresciuti tutti, siamo cresciuti su questi... E in più vediamo che da quando abbiamo cominciato queste sagre qui abbiamo un'affluenza non solo paesana, non solo dei locale dei paesi, ma anche dei paesi molto più distanti, Veronese, Romagna, Piemonte, Lombardia, quindi abbiamo tutta una serie di incontri di questi, e quindi per quello il menù, perché devono provare i nostri piatti. È servito anche il fatto che Casumaro, lo ricordiamo, fa parte del circuito Città della Lumaca assieme a certo, ad altre realtà, tutti che ha come base Cherasco in provincia di Cuneo. È tutto un lavoro che è stato fatto insieme, è tutto un lavoro che è stato costruito, perché è comunque un prodotto prelibato e oggigiorno pregiato, perché comunque si cerca di andare sempre di più su una lumaca italiana, su un prodotto nazionale, su un prodotto nostro, di non rivolgersi più ad altri tipi di mercati, ma di sviluppare il prodotto italiano, che è molto più gradevole, molto più... Per quanto riguarda la rana, so che ci sono difficoltà di approvvigionamento, e il prodotto arriva dall'estero, da paesi europei, anche extraeuropei. Certo. Per quanto riguarda invece la polpa di lumaca, visto che ne consumate una quantità industriale, si riesce a reperire il prodotto nel territorio nazionale? Sì, diciamo che negli ultimi anni, proprio anche grazie al metodo Cherasco che hanno sviluppato, grazie a tutto questo lavoro che è stato fatto, il consumo principalmente è diventato un consumo italiano. Quindi viene premiato sicuramente il lavoro degli allevatori che hanno saputo investire, che hanno saputo lavorare
in questo contesto e oltretutto darci un prodotto di ottima qualità, ma soprattutto sano, libero da inquinamenti, eccetera, quindi un prodotto di qualità molto valido. Quindi, per rispondere alla domanda, 90% ormai tutta polpa italiana. Bene, chiudo con lo slogan, mangiare lumaca è un mangiare sano e fa bene, basso contenuto di colesterolo, quindi certo, indicate nelle diete, quindi non ci resta altro che augurare buon appetito. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.